Juve, è l'ora di Berardi. Per il dopo di Maria c'è Domenico nel mirino. Piace a Giuntoli e a Manna, a caccia di assist e colpi. Domani Pogba alla Continassa. A breve il confronto. La maglia numero 22 di Angel Di Maria è già finita sulle spalle di Timothy Weah. Ma il figlio dell'ex pallone d'oro milanista sarà l'erede di Juan Cuadrado, non del Fideo. Così, tra le priorità della nuova signora, che decollerà la prossima settimana con l'ufficializzazione di Cristiano Giuntoli a capo dell'area tecnica, ci sarà quella di trovare dribbling, qualità tra le linee, assist e abilità nello stretto. Un clone dell'ex juventino, soprattutto di quello visto con l'Argentina, forse non esiste nemmeno. Ma in attesa dei primi colloqui tra i dirigenti attuali, Calvo, Manna, Cherubini, Tognozzi e Chiellini, l'allenatore Massimiliano Allegri e Giuntoli, c'è un nome che ha sempre intrigato e che rispunta. È quello di Domenico Berardi, 28enne fantasista mancino del Sassuolo e dell'Italia. Giuntoli, ai tempi del Napoli, ha strizzato più volte l'occhio al calabrese. Mentre Cherubini e Manna, da sempre convinti sostenitori di una Juve più italiana, a Berardi avevano pensato seriamente un anno fa. Il campione d'Europa azzurro era considerato la prima alternativa a Di Maria. A distanza di 12 mesi l'idea torna prepotentemente di moda e potrebbe mettere tutti d'accordo, compreso Allegri. Una trattativa ancora non c'è, ma Berardi sarà uno dei primissimi nomi che verrà valutato per aggiungere dribbling e fantasia alla Juventus. In lista anche dei profili under 25, dal duttile Noah Okafor del Salisburgo, contratto in scadenza nel 2024, ma con tanti estimatori in Premier fino a giovane, 2003 brasiliano del Corinthians che può agire anche da attaccante centrale.